Tutto pronto per la 51esima edizione del Pescara Jazz, promosso dall'ente Manifestazioni Pescaresi. Dal 9 al 31 luglio più di 11 spettacoli che vedranno alternarsi i nomi più prestigiosi del panorama mondiale del genere musicale. Entusiasta Angelo Valori, direttore artistico Pescara Jazz, come Walter Meale, presidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi. Lei ha detto che da quando è direttore artistico questa è forse l'edizione più completa della Pescara Jazz. Perché? Beh, per la quantità e la qualità degli ospiti che abbiamo in questa edizione. Innanzitutto sono proprio tanti, cioè sono tanti numericamente, ma soprattutto non c'è un concerto che non sia ai vertici proprio della massima qualità internazionale. Inoltre presentiamo un gruppo che credo resterà la caratteristica di questa edizione, che sono gli Snarky Puppy, che credo sia il gruppo in questo momento al mondo di riferimento del nuovo jazz, un jazz molto contaminato in cui il virtuosismo e la poesia si equilibrano, si mischiano in una soluzione davvero straordinaria che li ha portati a vincere moltissimi premi. Quindi innanzitutto per la loro presenza, poi tutti i concerti sono caratterizzati da musicisti che hanno fatto la storia del jazz, quindi Marcus Miller, la presenza di due cantanti straordinari come Diane Reeves e Didi Bridgewater, oltretutto in una produzione originale con l'orchestra, Yellow Jackets, gruppo di riferimento del jazz rock, della fusion mondiale, l'ultimo tour dei Manhattan Transfer, grandissimi musicisti italiani come Rita Marcotulli e Roberto Gatto, ma anche nuove proposte come Raffaele Casarano. Insomma, è un festival che davvero presenta una scelta di musicisti jazz di, molto, molto ampia e di altissimo livello. Poi, come sempre è stato negli anni, c'è anche un'attenzione a generi che vanno al di fuori del jazz. Infatti il festival aprirà il 9 luglio con Damien Rice. Quest'anno abbiamo voluto fare anche una politica del prezzo, cioè nel senso di, a differenza di altri festival, di altre diciamo città che ospitano artisti jazz, siamo riusciti anche a diminuire il prezzo, comunque non aumentarlo per alcune rappresentazioni, grazie ovviamente anche ai contributi che noi riceviamo dal Ministero, dal Comune, ma anche la Regione.